Venerdì 5 aprile, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la rassegna stampa FIDAS in una settimana davvero ricca di appuntamenti e di eventi per l'associazionismo del dono e il sistema sangue. Cominciamo la nostra rassegna con il quotidiano nazionale, il resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, dove domenica è uscito l'articolo Donare sangue fa bene al cuore, a firma di Donatella Barbetta. L'articolo centra l'attenzione sull'indagine FIDAS. I donatori di sangue hanno un rischio cardiovascolare inferiore rispetto alla popolazione italiana. Parole della FIDAS, infatti, tra le tante iniziative, ha puntato anche su uno studio scientifico, valutazione dello stato di salute fisica e psicologica nei donatori periodici di sangue, tenendo in considerazione parametri chimico-clinici di emoglobina, ematocrito, ferritinemia, ossia il ferro di deposito, colesterolo totale e HDL. Gli uomini sono risultati poco meno ipertesi con valori minori di colesterolo e di HDL rispetto ai donatori italiani e alla popolazione complessiva, e hanno un rischio cardiovascolare dell'1,1%, quindi molto basso. Per le donne, valori di colesterolo di poco inferiore rispetto alla popolazione di riferimento, con un rischio cardiovascolare residuo dello 0,4%. Quindi, questo significa che il rischio cardiovascolare è nettamente inferiore, quindi sono sicuramente più protetti da futuri episodi di natura cardiovascolare come infarto del miocardio e ictus. Inoltre, la ricerca ha preso in esame le caratteristiche di autostima e di emotività e il vissuto corporeo durante la donazione, migliorando ulteriormente la comunicazione e la spiegazione dei reali bisogni dei pazienti, osserva il presidente nazionale FIDAS Aldo Zino Caligaris, potrebbe instaurarsi nel donatore un meccanismo di ulteriore rinforzo della propria autostima. È quindi importante spiegare ai donatori gli effetti positivi che la donazione ha sulla loro salute, in modo da accrescere l'autostima conseguente al gesto della donazione operato a favore del prossimo, ma anche come scelta di attenzione a se stessa. E poi l'articolo accenna alle altre iniziative, la campagna di comunicazione Metti in circolo l'energia, il FIDAS Tour che si concluderà a Matera. E partiamo proprio da questo, il piccolo nell'edizione goriziana il 30 marzo, gli studenti goriziani in piazza per sostenere il dono del sangue, è successo appunto a Gorizia, l'istituto Buonarroti di Monfalcone si è aggiudicato il concorso a scuola di dono per quanto riguarda la categoria istituti superiori, la premiazione all'interno di una serie di iniziative che ha messo in campo la FIDAS Isontina la scorsa settimana, e che hanno coinvolto anche il camper della FIDAS, il FIDAS Tour. E tra l'altro Emanuele Masseria sottolinea che sono stati coinvolti i giovani, e i donatori in generale della FIDAS Isontina in una sorta di salto collettivo finito poi su Instagram, dove verrà votato insieme a siparietti simili con l'hashtag FIDAS60, per cui vi aspettiamo anche sui social. Però sempre il piccolo, il 1 aprile, riprende il congresso della FIDAS Isontina che chiede meno burocrazia per aiutare i volontari, si fa riferimento ovviamente a recenti obblighi in tema di privacy, trasparenza e fatturazione elettronica, ma anche alle lungaggini, cui si sta sottoponendo l'attuazione del codice del terzo settore. Il codice, spiega il presidente Feliciano Medeot, manca ancora di numerosi decreti attuativi per poter essere reso del tutto operativo. Rispetto della trasparenza, con lo spauracchio degli spazzacorrotti, a far preoccupare un po' tutte le associazioni che al proprio interno vedono operare persone che abbiano ricoperto incarichi pubblici. Ci spostiamo di poco perché andiamo ad Udine, dove c'è stata un'altra tappa del FIDAS Tour che ha coinvolto in particolare le sezioni studentesche e la prima sezione studentesca, la sezione Zanon de Canotti, che spegne 48 candeline. Hanno festeggiato insieme al camper della FIDAS, i ragazzi della sezione hanno disegnato sul piazzale una goccia, simbolo associativo, dove gli studenti si sono posizionati, muniti di palloncini rossi per una foto che rimarrà nella storia dell'associazione e non solo. Presenti ovviamente le istituzioni, il sindaco di Udine Fontanini, il responsabile dell'ufficio scolastico regionale Bertoni, il presidente della FDS Roberto Flora, insieme a quello della FIDAS regionale Friuli Venezia Giulia, Tiziano Chiarandini, e anche la RAI regionale ha raccontato appunto questo evento in un servizio Giovani donatori di sangue in festa all'Istituto Zanon.
Tuttavia, sempre in Friuli, il 30 marzo è uscito un articolo più preoccupante a parlare Vincenzo De Angelis, che è appunto il direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Udine, che parla di un dato critico. Non è una situazione di emergenza, daremo meno sangue in giro per l'Italia, ma comunque è un calo importante a livello regionale. Questo primo trimestre ha fatto segnare un 9%, per cui mi raccomando, donatori del Friuli Venezia Giulia, rimboccatevi le maniche, ne basta una sola per donare il sangue, continuare questo gesto che caratterizza proprio la vostra regione. Ci spostiamo in Veneto. Concorso a scuola di dono per i 60 anni di FIDAS, successi per le medie di Orsago, elementari di Corvignano. Sono stati premiati sempre nell'ambito del concorso dalla FIDAS Treviso con buoni per l'acquisto di materiale scolastico. Il risultato vincitore è il lavoro presentato dalle terze A e B della scuola media di Orsago. Ovviamente la FIDAS Treviso ha inoltrato poi i lavori per la fase nazionale, che ricordiamo si concluderà a Matera. Verona 7 giorni, a scuola di dono il concorso della FIDAS rivolta agli studenti veronesi, nel Palazzo della Gran Guardia, lunedì 1º aprile, sono stati premiati appunto gli studenti, tanti i rappresentanti, giovani rappresentanti delle scuole, ma la mattina ovviamente anche spazio alla sensibilizzazione per la cittadinanza con il camper FIDAS che ha sostato a Piazza Pra. Sempre Verona 7 giorni, gli alunni veronesi premiati, in particolare ricorda l'articolo la presenza dell'assessore all'istruzione Bertacco, che ha evidenziato che i lavori dei giovani permettono di conoscere il punto di vista diretto delle nuove generazioni su cosa sia per loro il dono, un valore fondamentale da promuovere nelle nostre città. Per questo impegno ringraziamo FIDAS Verona e ovviamente anche la presentazione dei vincitori. In provincia di Vicenza, donatori FIDAS, crescono i soci, metà dei nuovi sono giovani, è quanto si riscontra dalla festa del donatore di Marostica, una piccola realtà molto attiva nel territorio che appunto, come ricorda l'articolo, ha creduto nell'importanza del dono. FIDAS Tour dolce sosta al Cipriani, ce lo ricorda Luigi Ingegneri sulla voce di Rovigo, un'altra tappa molto bella anche questa, presso l'Istituto Alberghiero di Adria. Educare alla vita sana è stato un po' il fil rouge, un intervento di una nutrizionista che ha evidenziato la stretta correlazione tra stili di vita sani e valori, e valore della donazione. Ancora, sempre più rosa e giovane la FIDAS, l'eredità in qualche modo di Roberta Paesante, che ha lasciato il testimone a Luca Callegari, è stata proprio questa attenzione nei confronti delle donne. Il nuovo presidente Luca Callegari sottolinea un dato che esprime il ritorno di una rinnovata cultura per la quale la donazione di sangue non è riservata solo agli uomini, anzi può essere vissuta in sicurezza e nel rispetto della natura fisiologica di ogni donatore anche dalle donne. Come sempre, il mondo dei donatori rappresenta uno specchio fedele della nostra società ed è particolarmente sensibile ai cambiamenti in corso. Sul centro di Teramo di ieri abbiamo conquistato la prima pagina grazie proprio alla FIDAS Teramo, all'iniziativa con i ragazzi, donazione di sangue. I ragazzi riempiono la piazza, Piazza Martiri della Libertà, davvero un trionfo di colori, di festa, una caccia al tesoro sul tema della donazione di sangue. Anche qui la premiazione degli studenti a scuola di dono, grande coinvolgimento dell'associazione guidata dalla presidente Gabriella D'Egidio, intervistata appunto da TV6 e la televisione locale. Abruzzo Web ci ricorda anche la tappa di Pescara che si è svolta ieri pomeriggio, una tappa appunto all'interno del centro commerciale Borgo d'Abruzzo. Anche qui il gioco dell'oca per i ragazzi e le premiazioni del concorso. E oggi siamo invece a Roma, come ricorda Roma Today, il FIDAS Tour arriva a Roma all'ottavo municipio in via Benedetto Croce, dove saranno collocati il camper, l'automoteca dell'associazione La Rete di Tutti, una serie di attività di sensibilizzazione, ma anche di dimostrative di primo soccorso con gli amici appunto dell'associazione La Rete di Tutti.
Smuovere l'immobilismo decisionale del passato, la FIDAS chiede una svolta, e quanto emerge dall'assemblea annuale della FIDAS Basilicata, che ha approvato all'unanimità la relazione orale del presidente Pancrazio Toscano, sicuramente numeri importanti, in crescita continua. 8.804 donatori, di cui 3.400 donne e 5.300 uomini, periodici quasi 5.300. E a fare la grandezza della Fidas Basilicata anche sezioni dai grandi numeri, come ha ricordato dal Quotidiano del Sud di ieri a Scanzano e a Rotondella, Scanzano Ionico con la sezione Give Live Fidas e la sezione Fidas di Rotondella, che hanno appunto raccolto un bilancio assolutamente positivo. Con questa notizia io mi fermo, vi ringrazio ancora per essere stati con noi, vi ricordo un appuntamento importante, oggi usciranno in Fidas il trimestrale della federazione, che ovviamente troverete sul sito fidas.it e sui social. Vi auguro un buon fine settimana, ci vediamo venerdì prossimo.